Una volta ultimato lo sfondo, e una volta che è stato ultimato pure uniformemente, ci sono alcuni punti dove è entrato lo sfondo, ma questo non è un problema perché poi si ricomporrà la figura e le parti scure andranno a coprire quelle chiare. Ci interessiamo in questo momento dei riquadri, quelli colorati. I riquadri, per poter essere realizzati con dei bordi perfettamente netti, devono essere sigillati con lo stesso colore che si è utilizzato per lo sfondo, quindi scendere di un millimetro, mezzo millimetro sotto il bordo che si è fatto, rimettere di nuovo la carta adesiva per non sbordare, ma questa non basta, perché se io in questo momento mettessi qui il colore, mi pare che sia rosso, se mettessi il rosso va a finire sotto la carta, quindi devo sigillare il bordo della carta. Il bordo della carta va sigillato con lo stesso colore dello sfondo, in modo tale che nel momento in cui poi vado a tirare la carta adesiva, mi va a rompere il colore, me lo va a seghettare esattamente nel punto in cui l'ho sigillato, quindi mi dà l'impressione di una linea netta. Solo in questo punto, avendo una linea che entra dentro il riquadro del colore, quindi avendo due riquadri, uno dentro l'altro, devo procedere per step, quindi devo prima fare il rosso e poi fare il nero. Attenzione di andare, nel caso in cui ci siano delle sovrapposizioni tra colori e neri, di andare sempre prima a fare il colore e poi il nero. Comunque sia, se dovete fare dei riquadri all'interno di altri riquadri o linee, procedete sempre dal più chiaro verso il più scuro e dal meno coprente verso quello più coprente. Quando effettuate la sigillatura, fatela con un pennellino piccolo per non mettere uno spessore molto ampio che poi deve essere ricoperto con il colore sovrastante. Quindi mettete, magari utilizzate un piatto molto piccolo, in modo che andate semplicemente a sigillare. Attenzione che ce ne vogliono due mani. Vedete, il colore in questo caso forma uno scalpello con il nastro di carta, e questo consente di fare di avere poi, nel momento in cui togliamo la carta, una linea quasi precisa con il nastro. Ci sono dei punti dove in effetti la carta adesiva si rigonfia perché è sempre di carta, e quindi, essendo il colore acrilico bagnato, la bagna e la rigonfia, e questi sono i punti in cui poi si deve aspettare che asciughi per ripassarci nuovamente di sopra e sigillarli ulteriormente. Mi raccomando, non una sola passata, perché con una sola passata non riuscite a sigillare il rialzamento della carta, quindi ci vuole la seconda. Non ripassate subito il colore, ma aspettate che asciughi, perché l'essiccazione fa sì che la carta si ridistende e soprattutto che il colore vicino ai bordi sia perfettamente asciutto, e questo non avviene immediatamente, dovete aspettare qualche ora, dopodiché ripassate nuovamente con una mano successiva. Thank you.
Vedete, alcune volte succede che anche passando due volte il colore, lo stesso tipo di colore, purtroppo non si riesce a sigillare bene il nastro e quindi può accadere questa situazione. Se noi non sigillassimo il nastro, questa situazione sarebbe dovunque, sarebbe su tutta la striscia. Qui in questo caso dobbiamo agire con il taglierino per togliere questa bruttura.